Questo è Antonino Costanza. Non fate caso ai capelli, fate finta che io sia pelato. Antonino Costanza oggi è entrato in campo, il signor arbitro, dopo aver bevuto, penso, 3-4 litri di prosecco. Perché... Solo? No, anche 5 fa. Penso che vedeva tutto verde, secondo me, perché giocava con la Prosesto, che poi ricorda anche Prosecco, Prosesto. Cioè, giocava in squadra con la Prosecco. Ecco, Prosecco. Amici tifosi bianco scudati, ben ritrovati. Intanto un saluto a Edoardo e anche a Nick, che quest'oggi eravamo tutti e tre insieme allo stadio per la prima volta. Esatto, il trio unito a vedere il nostro amato Padova, anche se purtroppo ci fa incazzare anche oggi. Sì, cioè, perché purtroppo comunque è una prova in colore, una prova che regala solamente un punto. Padova che perde anche un posto in classifica rispetto all'ultima giornata. Adesso ci saranno 6 finali per conquistare questo obiettivo minimo che rimane il 6° posto in classifica, che dista solamente un punto. Esatto, fattibilissimo, veramente. Nick, come hai visto il Padova quest'oggi? Sinceramente, più che il Padova, ho visto il Prosecco, il Prosesto, come volete voi, che giocava e che soprattutto nel primo tempo sfondava sulla fascia sinistra, dove trovava sempre campo libero per creare difficoltà. Poi mister Torrente appunto ha messo Crivello, che è un vero terzino al posto di Ilie, però comunque siamo in difficoltà perché a centrocampo non riusciamo a conquistare mai un pallone, tutti i palloni alti sono loro e ogni contrasto è loro, quindi non riusciamo mai a trovare un'azione degna di tale nome per provare almeno a impensierire il portiere avversario. Io dico che almeno io l'ho vista, l'arbitro credo non l'abbia vista perché credo che avesse qualche problema, forse ho un oculista che posso suggerirle al signor Agostino. Senza nulla, senza nessuna offesa ai non vedenti, l'abito quest'oggi veramente sembrava un non vedente. Anche senza offesa per i pelati, dobbiamo anche precisare. Cioè, assolutamente non ha fischiato un fallo a favore dei biancoscudati, il contatto su Canavò con Giubilatus è molto dubbio e Canavò sarebbe andato in porta. Proprio l'ex Vispesaro ha creato l'unica palla gol quest'oggi per i biancoscudati, dopo il gol decisivo in quel del Dalmolin nel derby contro l'Arzignano, colpo di testa a lato di pochissimo che poteva farci esplodere, sarebbero stati 3 punti fondamentali. Esatto, sarebbe stata la giocata, l'unica giocata buona fatta dai nostri, perché poi dopo le altre occasioni, se che vogliamo chiamarle così, sono tiri da fuori. Basic nel primo tempo, Liguori che strozza il tiro, poi basta, esatto, davvero molto molto poco. Dall'altra parte invece l'occasione con Sgarbi che va via in modo clamoroso a Valentini a fine primo tempo, e sempre lo stesso Sgarbi ad inizio ripresa e che va via a centrocampo, si fa tutta la... il campo sembra una vera e propria prateria, arriva davanti a Donnarumma e alla fine Sant'Antonio Donnarumma a regalare una grande parata decisiva. Sì, poi diciamo anche Valentini quando è nell'uno contro uno molto male, in crisi. Cioè il reparto difensivo è andato bene nel collettivo, però se li prendi singolarmente c'è veramente poca roba, ragazzi, poca. Quindi per racchiudere la prova, secondo me abbastanza sufficiente, perché il Padova ha controllato comunque il campo, non ha subito il gioco della Prosesto. Quest'oggi comunque era un confronto importante perché dall'altra parte c'era la seconda della classifica che rimane tale con questo punto, e visto anche lo 0-0 che si è andato a stabilire in quel di Lecco, tra Lecco e Freal Pissalò, rimangono 2 punti il distacco tra la prima e la seconda. Quindi questa squadra, che ricordiamo è allenata da un allenatore che ha appena 34 anni, che ad inizio stagione nessuno poteva decretare come una delle possibili rivelazioni, invece è lì a giocarsi la promozione. Sì, sì, tanto di cappello comunque, che avere quell'età e comunque portare una squadra come la Prosesto, che insomma parliamoci chiaro, non è che ha tutte queste grandi qualità, lassù gli fa tanto onore e io gli auguro comunque di diventare un grande allenatore. Sì, ha partito alla grande, cioè veramente complimenti. Ha fatto la sua partita degna, ha avuto anche delle occasioni per poter vincere la partita. Sì, alla fine comunque il pareggio è giusto per quello che si è visto. A centrocampo comunque guarda che ce l'ha incartata benissimo, perché a centrocampo vincevano tutti i duelli loro nel primo tempo, anche tutti schiacciato. Nel secondo tempo tutte le palle vaganti erano secondo loro. Me sai cosa è cambiato nel secondo tempo? Radrezza e Dezzi. Sono molto bene, sì. Aver recuperato Dezzi per queste 6 finali è veramente sì, molto importante. Abbiamo preso più campo, abbiamo messo un po' più di tecnica a centrocampo, anche se poi tante volte lanciamo lungo a caso. Però grazie a questi due giocatori, secondo me, siamo riusciti a costruire qualcosina.
chiudiamo che ce no ci cacciano. Unico rammarico che ancora nel 2023 il Padova non riesce a vincere in casa. È vero, una sconfitta in 14 gare con Torrente, però manca la vittoria qui a Lugano dal 23 dicembre. Esatto. Io vorrei terminare una cosa dicendo, io non me la prendo con mister Torrente come penso neanche voi, io penso che stia facendo anche troppo. Visto come ha preso la squadra, che era disastrata, in zona playout, i giocatori che ha sono questi. Guarda, una volta si perdeva, almeno adesso si pareggia. Quindi, guarda, posso dire, io gli faccio anche un applauso a questo allenatore che ha accettato questa sfida difficilissima. Allora, noi vi ringraziamo ovviamente per l'attenzione e ci vediamo in un prossimo video a sostenere, a cantare, a esultare per il nostro amato Calcio Padova. Speriamo esultare, soprattutto. Ciao a tutti. Ciao.